dagli aerei ai treni. E iniziamo con un esempio che, nonostante il terremoto, è ancora clamoroso: il Giappone. E poi parleremo dell'Italia. Il Giappone è stata la nazione pioniere nello sviluppo dei treni ad alta velocità. Gli Shinkansen, i treni proiettile, oggi collegano i grandi centri dell'arcipelago giapponese ad una velocità che raggiunge i 300 km orari. L'introduzione di questi treni ha rappresentato un cambiamento profondo nelle abitudini, non solo degli uomini di affari giapponesi, ma della popolazione intera. Un cambiamento che è avvenuto già a metà degli anni 60, 50 anni fa. La grande innovazione è stata quella di far viaggiare gli Shinkansen su ferrovie a loro riservate. Questa scelta ha annullato il rischio di collisioni. I treni sono stati dunque progettati senza il bisogno di tenere presente questo tipo di rischio. Si sono potute così alleggerire le carrozze, con vantaggi sul rendimento, sul risparmio energetico e sull'impatto ambientale. E si è ottenuta una maggiore scorrevolezza sulle ferrovie. Il primo Shinkansen entrò in servizio nel 1964, pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. La tratta collegava Tokyo a Osaka. In precedenza, il treno espresso che univa le due città impiegava 6 ore e 40 minuti. Lo Shinkansen, il treno proiettile, ridusse il tempo inizialmente a 4 ore e in seguito a 3 ore e 10 nel 1965. Andava a 210 km all'ora. Oggi, per percorrere i 552 km tra le due città, ci vogliono solo 2 ore e 25 minuti. Gli anni in cui i primi Shinkansen iniziavano a correre erano anni di grande sviluppo economico e le ferrovie erano le arterie di questa crescita. Chi doveva partire per un viaggio d'affari, ad esempio fra Tokyo e Osaka, doveva pernottare per una notte. Con i treni veloci, già dalla metà degli anni 60, divenne invece naturale spostarsi in giornata. Una grande innovazione. Sono passati 47 anni dall'inaugurazione dei treni ad alta velocità in Giappone e ancora oggi non c'è mai stato alcun incidente che abbia provocato vittime o feriti. Puntiamo tutto su affidabilità e sicurezza. Il Museo dei Treni di Saitama, cittadina a nord di Tokyo, è stato inaugurato nel 2007. Fino ad oggi ha registrato 4 milioni di visitatori. Nell'area centrale sono esposti 37 convogli originali che hanno prestato servizio per le ferrovie giapponesi sin dalla loro nascita. La storia delle ferrovie in Giappone parte dalla fine del XIX secolo, nel 1872, con la prima tratta Tokyo-Yokohama. Prima i binari seguivano le strade, come ancora avviene per i tram. Passavano fra la gente e i carri e anche per questo erano molto lenti. Poi arrivarono le linee ferroviarie dedicate e la velocità iniziò ad aumentare. I vagoni divennero man mano più capienti e anche i binari vennero allargati per far aumentare la velocità. La velocità dei treni in Giappone è aumentata di decennio in decennio, ma a stupire oggi è la frequenza delle corse, la più alta al mondo, resa possibile da un sistema organizzativo custodito come un segreto industriale. Siamo riusciti ad ottenere una frequenza nelle corse degli Shinkansen di 3-4 minuti. Inoltre il ritardo medio annuo è al di sotto dei 30 secondi. Quindi quella dei ritardi non è una questione da tenere a mente per un giapponese che si muove in treno. Orario di partenza e di arrivo sono estremamente sicuri. Il diktat della puntualità ha portato anche a conseguenze inaspettate e casi limite. Nel 2005, il 23enne conduttore del treno locale, Ryujiro Takami, viaggia con 90 secondi di ritardo per aver prolungato la sosta alla stazione da cui è appena ripartito. Sul convoglio che porta ad Amagasaki, vicino ad Osaka, ci sono moltissimi pendolari. Sono le 9 del mattino.
Per recuperare il ritardo, Takami spinge il treno ad una velocità di 108 km all'ora, in un tratto in cui sarebbe dovuto andare solamente a 70. Il treno non regge e deraglia, impattando contro un complesso condominiale. 106 persone muoiono. La tragedia rende consapevoli delle condizioni di stress cui sono sottoposti i conducenti dei treni espressi. E torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sui treni locali. In questi simulatori, gli appassionati possono cimentarsi alla guida dei treni espressi ripetendo i gesti che i conducenti sono tenuti a fare, come quello di indicare i controlli di partenza e di arresto, o i semafori e i segnali che incontrano, o ancora di premere pulsanti alla vista di certe segnaletiche, proprio allo scopo di tenere alto il livello di attenzione. Questo era il Giappone, girato dal nostro Paolo Malizia. È un esempio di treni puntualissimi, puliti e che inquinano sempre di meno. Allora, professore Carlo Scarpa, quanto siamo lontani qui noi in Italia da questo modello giapponese? Ma siamo lontani soprattutto nella gestione del quotidiano. Sicuramente quello che è successo negli ultimi anni, peraltro, ha cambiato di molto il nostro sistema di trasporto, quantomeno per quanto riguarda la media e lunga percorrenza e l'arrivo delle frecce rosse, degli Eurostar di nuova generazione, ha fatto una grossa differenza. Sicuramente oggi viaggiare è un'altra cosa. E nella nostra gara virtuale di sicurezza, chi vince secondo lei? Ma credo che sia aereo sia trasporto ferroviario sono in ottima posizione. Tutto sommato in Italia non sta andando per nulla male, anche la ferrovia continua ad avere degli indici di sicurezza molto elevati, che migliorano nel tempo grazie alla tecnologia. Quanto più ci si affida alla tecnologia, quanto più si evitano gli errori umani, secondo me tanto più è facile avere sicurezza.